Ciao da Nicoletta e continuo a pensare come rendere sempre più attivo ciò che stiamo facendo, perché molti di voi mi hanno raccontato che i giochi non sono poi così tanto giochi e numeri, funzionano molto e si ritrovano in quello che accade. Cosa dirti oggi? Oggi vorrei che ti focalizzassi a un qualcosa che ti fa ancora male, un qualcosa che ti dà ancora fastidio. Pensa al tuo lavoro. Ci sarà stato un cliente che magari ti ha un po' ferito, un collega che ti ha un pochino violentato nell'animo in senso psicologico, una critica di un capo, uno stress magari per un amministratore delegato, un dirigente d'azienda che... è da un po' che deve imparare a risolvere, a gestire. Mente e corpo sono uniti, lo sappiamo da sempre. E il gioco è questo: focalizzati sull'evento, focalizzati su ciò che ti dà ancora fastidio e localizza nel corpo dove è questa cosa che ti dà fastidio, localizzala, cerca di capire dov'è, dove si pone, dove si situa. Entra in quello stato, localizzando proprio al modo la gola. Hai, non so, lo sterno che si blocca, hai lo stomaco che si chiude, hai formicolio caldo freddo, ci sei? Ok, adesso focalizzati e pensa a un numero, dall'1 al 12, dall'1 al 12, un numero qualsiasi, focalizzati, scrivi questo numero. Ok, ora io ti elenco a ogni numero a che punto corrisponde del corpo, perché sappiamo, come ti ho detto, che mente e corpo sono uniti. Quando una persona è rabbiosa, cosa si dice? Ti mangi il fegato di rabbia, l'organo bersaglio è il fegato. Questo è qualcosa che colpisce sempre molto a livello aziendale, perché le persone non hanno più bisogno di mille parole, non hanno più bisogno di mille ragionamenti, hanno bisogno di qualcosa di concreto e di pratico per poter rompere uno stato d'animo negativo e alleggerirlo, per poi fare spazio a uno stato d'animo più produttivo. Allora, qual è il numero che tu hai pensato? Il numero 1, ti dico anche il punto del corpo a cui corrisponde nell'agopuntura cinese, perché ti parlavo di meridiani, ma non te l'ho voluto dire prima per andare immediatamente al dunque. Il punto 1 è qui, e c'è l'insicurezza, ricordatelo. Il 2 è qui, ed è la frustrazione, perché il numero che ti è uscito è l'emozione più bloccata ora. Quindi insicurezza, frustrazione, qui sotto c'è la preoccupazione, il 3, qui c'è lo stress, 4, 5 sono le emozioni represse. Infatti pensa, quando qualcuno vorrebbe piangere, non ce la fa, cosa fa? Trema qui, ricordi? L'avrai sicuramente visto. Il 6 è la paura, qui c'è un punto, sicuramente lo troverai qui, fa proprio, guarda, c'è proprio qui un punto che fa male, 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 malissimo. Si chiama il punto karate dalla mossa del scusate, si chiama il punto dolore. E cosa fa King Kong quando sta male? Cos'è che fa? È proprio qui. Miriana, mi sta, vai che poi fanno i commenti strani se ti avvicini troppo. Qui c'è il punto dolore, perché King Kong cosa fa? Così, quando va in guerra, cosa fa? Così, qui c'è la paura e va a picchiettarlo proprio per andare oltre la paura. Quindi 6, paura. Il 7, quindi sotto il... adesso faccio ridere gli uomini, però sotto più o meno qui, dove c'è la parte del reggiseno, ma sia uomini che donne sanno dov'è, qui, ok? C'è un punto che fa malissimo a sinistra, praticamente sul costato, dove c'è il ferretto del reggiseno, c'è un punto che fa male e lì è l'autostima. Il 7 è l'autostima. L'8 qui è la rabbia. Il 9 è il pollice è la tristezza. Il 10 è la rigidità. L'11 scusate, questo è la sessualità repressa, nel senso che magari non necessariamente pochi rapporti, forse, ma più che altro può essere o non esprimersi totalmente nella propria sessualità o non sentirsi libero nella propria sessualità. E questo è il mignolo, l'ultimo punto è il perdono, il 12. Quindi insicurezza 1,
Il numero 2 è la frustrazione, il numero 3 è la preoccupazione, il numero 4 è lo stress, il 5 è le emozioni represse, il 6 è la paura, il 7 è l'autostima, l'8 è la rabbia, il 9 è la tristezza, il 10 è la rigidità, l'11 è la sessualità repressa, il 12 è il perdono. Ok? Una volta che hai focalizzato il numero, facciamo un esempio. Miri, tu che sei di là, che numero ti era venuto? 6. Quindi il 6 cos'è? Il 1, 2, 3, 4, 5, il 6 la paura. Le frasi da dire sono: picchiettando, una volta che ti sei focalizzata nel punto, picchietti e dici: anche se questa situazione mi genera paura, mi amo e mi accetto. Mi amo e mi accetto profondamente, fin dalla prima volta in cui questa situazione mi ha generato paura. E poi faccio un bel respiro. Te la ridico in modo più dettagliato. Prima frase: mi amo e mi accetto anche se questa situazione mi ha generato paura, picchiettando e ascoltando il corpo. E poi un bel respiro di rilascio. Secondo step: mi amo e mi accetto profondamente fin dalla prima volta in cui questa situazione mi ha generato paura. E un nuovo respiro. Terzo step: mi amo e mi accetto profondamente e sostituisco la paura con di quello che vuoi. Quindi ecco le tre frasi. Fatto questo, per chiudere il processo, switcho. Prova, perché davvero funziona. Focalizzati ora al corpo, dove sentivi prima il punto di, come si può dire, ristrettezza, il punto in cui eri un pochino contratto, e dimmi se è la stessa cosa di prima. Potrebbe essere che tutto è variato. Volendo, poi, al di là del numero che ti è uscito, che è il numero su cui oggi è più importante focalizzare la tua attenzione, puoi semplicemente, per fare una sorta di, come si può dire, lavaggio energetico, per ripulire un pochino tutte le varie tensioni, ci metti pochi secondi, picchiettare i vari punti. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e poi fai così. Ti assicuro, io ti passo sempre con un forse eccessiva semplicità qualcosa di forte. Ti assicuro che questo è un corso che sempre di più tengo anche a livello aziendale, nel dettaglio, proprio per far capire come lavorando sul corpo sciolgo i blocchi emozionali. Perché noi siamo fatti di energia più che di materia e qui lavoro sui meridiani energetici. E a presto, ciao, ciao, ciao. Fammi sapere che numero ti è uscito e cosa è successo, ci tengo. Ciao!